Eccoci ritornati in onda. Dunque, come promesso, questa mattina vogliamo aprire ritornando anche sul tema della legalità, come giustamente diceva Simone in apertura di programma, ricordare una figura importante, un eroe non solo civile, ma anche una figura che è in cammino verso la santità, perché sto parlando di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri assassinato dai nazisti il 23 settembre del 1943. Dunque siamo nell'ottantesimo anniversario di questo barbaro omicidio. Salvo D'Acquisto è servo di Dio, dunque sta continuando il suo cammino verso la santità attraverso anche l'opera dei frati minori cappuccini che ne custodiscono la causa. Noi dovremmo avere in collegamento il postulatore generale Fra Carlo Calloni dei frati minori cappuccini, che non è ancora collegato. Benissimo, ringrazio la regia. Dunque, non appena saremo pronti con il collegamento andremo da Fra Carlo. Nel frattempo però vogliamo ascoltare insieme un breve stralcio del discorso che Papa Francesco ha pronunciato il 16 settembre scorso all'Arma dei Carabinieri, radunata in piazza San Pietro proprio per l'ottantesimo anniversario dell'assassinio di Salvo D'Acquisto. Ascoltiamo allora insieme Papa Francesco uno stralcio del suo discorso. Anche oggi la storia e il sacrificio del vice brigadiere D'Acquisto rappresentano un monito di grande attualità, mentre viviamo un tempo inquinato dall'individualismo e dall'insofferenza nei confronti degli altri, oltre che dall'inesperimento di tante forme di violenza, di odio che vediamo nelle nostre città. La sua testimonianza ci consegna un messaggio carico della potenza dell'amore. A voi che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della legalità, e quanto bisogno di legalità c'è oggi, vorrei dire che tutto questo trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell'amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. È grande, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voi, carabinieri, siete chiamati non solo a fare il vostro dovere, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società. È bello perciò che siate persone appassionate, come Salvo D'Acquisto, servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l'ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città. L'affetto degli italiani per voi testimonia che queste non sono solo parole, ma grazie all'esempio di tanti di voi sono realtà. E allora saluto Fra Carlo Calloni, che è collegato con noi, postulatore generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Buongiorno Fra Carlo, ben trovato, pace e bene. Buongiorno anche a voi, pace e bene. Grazie per essere con noi. Allora Fra Carlo, vogliamo parlare di questa figura straordinaria di uomo, di militare, di cristiano, Salvo D'Acquisto, assassinato dai nazisti 80 anni fa, che ci insegna gli ideali del coraggio, della libertà, della forza delle proprie scelte. Abbiamo ascoltato questo stralcio dell'intervento di Papa Francesco dedicato proprio a questa figura così importante. Allora rimbalzerei subito la domanda a te Fra Carlo, chiedendoti: qual è l'attualità di questo grande personaggio? L'attualità di Salvo D'Acquisto è quello sicuramente di un essere capace di compiere il proprio dovere, cioè ciò che ti è chiesto come servizio, di compierlo fino in fondo. E per Salvo D'Acquisto, evidentemente, fino al momento di questa offerta della vita, il riscatto di questi altri 20 prigionieri che erano destinati all'assassinio, dovevano essere, come dire, uccisi perché c'era stato questo attentato lì a Palidoro, e quindi erano
come dire, ostaggi da uccidere. E lui si dona, si offre, offre la sua vita in riscatto proprio di questi uomini e quindi offre la sua vita in questo senso. Ecco, Quindi capace. Fra Carlo, io partirei proprio dalle parole, riprendendo le parole che abbiamo appena ascoltato dell'udienza del Papa. Il Papa dice che il nostro tempo è un tempo inquinato dall'individualismo e dall'insofferenza nei confronti degli altri. Quindi le chiederei come si può educare alla carità e alla fraternità? Come si può educare? Sicuramente la nostra società oggi molto individualista che ricerca il piacere per sé, no? E che relativizza tutto al mi piace, evidentemente ha bisogno di essere educata, di tirar fuori da noi davvero ciò che è il vero bene, ciò che è la nostra immagine e somiglianza a Gesù. Quindi occorre, come si diceva in tempi non tanto passati, c'è davvero un'emergenza educativa in cui educare al dono di sé, educare al fatto che la vita che ci è donata, come ci insegna San Francesco, a un certo punto va restituita. E va restituita non soltanto nel momento ultimo della morte, ma sicuramente va restituita ogni giorno in questi gesti di donazione verso gli altri. Salvo d'Acquisto ha offerto la propria vita in uno dei periodi più drammatici della storia italiana. Ricordiamo, siamo a pochi giorni dall'armistizio e di lì a pochi mesi poi alcune città, regioni italiane avrebbero conosciuto davvero la ferocia nazista in tutta la sua potenza. E allora, Salvo d'Acquisto, potremmo dire, Fra Carlo, che in qualche maniera, come chiedeva San Francesco al padre, viene reso un operatore di pace. Ecco, siamo in una realtà di guerra, siamo in un mondo in cui gli atti di violenza sembrano essere molto più forti della voce della pace. E Salvo d'Acquisto può essere quel ramoscello che cadendo non fa rumore, che con il sacrificio della propria vita in qualche maniera urla la potenza della pace. Qual è l'insegnamento a tal proposito del vicebrigadiere? E come dicevo prima, è capace di offrire la propria vita sì per il senso del dovere, perché negli atti del processo risulta chiaramente che il dovere lo chiamava a questo, ma dietro a questo dovere ci stava anche una vita profonda di cristiano, una vita di fede. Certo, lui aveva 22 anni. Napoletano verace che aveva anche passato momenti in Africa, no? A servizio dello Stato. Ecco, riesce davvero a sublimare in quel momento tutti gli ideali che comunque noi conosciamo e che sono anche dell'arma dei carabinieri, no? Che è Certo. quella del servizio, della tutela del più debole, della capacità di costruire man mano con la loro presenza la pace. Ecco, sono tutti questi gli elementi che fanno attuale la figura di Salvo d'Acquisto. Un ragazzo ventenne, profondamente religioso, che ha sempre presente ciò che è Cristo, ma allo stesso tempo è capace anche di compiere il proprio dovere con quella fedeltà che è tipica dei carabinieri, no? Ecco. E allora proprio sul concetto di coraggio che mi voglio soffermare, perché il Papa lo ha ribadito proprio alla fine della sua udienza, ha invitato i carabinieri ad avere coraggio, a non dimenticarsi di avere coraggio. Ma ogni giorno nel proprio piccolo, tutti, nel nostro piccolo, tutti cerchiamo di avere coraggio. Allora cosa si sente lei di dire a chi ogni giorno lotta per una società più giusta? Sicuramente bisogna avere anche quel tempo, quei momenti in cui comprendere chi sei, no? E se sei legato in una fede a Cristo,
tu comprendi che sei chiamato davvero a diventare come Cristo, a seguire il suo esempio, certo, non dimenticandosi che siamo fragili e che abbiamo tante debolezze dentro di noi, ma sicuri che è la fede in Cristo che ci sostiene, lo spirito che ci viene dato, che ci aiuta a sostenere anche le fatiche della vita. In questo senso, avere coraggio significa, come possiamo dire, rischiare anche che la nostra fede dia informazioni profonde alla nostra vita, quindi credere davvero che il Signore è con noi e noi lo facciamo con Lui. Non facciamo mai un'azione coraggiosa o eroica o santa senza di Lui. È con Lui che possiamo, agire con coraggio, con speranza, con fede. L'ultima domanda, Fra Carlo, prima di salutarci, è relativa alla causa, perché come abbiamo ricordato, ad un riconoscimento civile del martirio di Salvo d'Acquisto c'è anche un'inchiesta che la Chiesa sta conducendo relativamente al riconoscimento eroico delle virtù del vice brigadiere Salvo d'Acquisto. Allora, se vuoi darci qualche informazione al riguardo su come sta procedendo la causa. Tutti noi sappiamo che la causa è iniziata negli anni Ottanta, che ha avuto le difficoltà perché, come dire, il martirio è un martirio di sangue, ma dove ci devono essere due grandi elementi. Il candidato o il servo di Dio che dice offro la mia vita per Cristo. E qui possiamo essere sicuri che Salvo d'Acquisto ha dato la vita per Cristo. Dall'altra parte, bisogna avere anche la certezza che il persecutore, cioè chi lo ha materialmente ucciso, lo abbia fatto in odium fidei, secondo la dizione classica, cioè che l'abbia ucciso perché è cristiano, perché è di Cristo. Ecco, questo sicuramente è molto difficile da provare. Allora, la causa, avendo avuto tanto tempo con la possibilità di una quarta, di questa quarta via che è l'offerta della vita, ecco, si sta costruendo la posizione poi da presentare al dicastero delle cause dei santi e quindi da sottoporre al giudizio dei teologi e poi dei cardinali proprio come offerta della vita, cioè far emergere che in quel momento particolare del 23 di settembre del 1943, Salvo d'Acquisto si è offerto, cioè ha detto prendete me e lasciate gli altri, con un gesto grande di carità. E questo, ed è su questo che si sta lavorando. Allora, Fra Carlo, noi ci dobbiamo salutare. Io ho l'obbligo di portare i saluti di tutta la redazione, a te ovviamente. Non so se riusciremo a vederci per le celebrazioni di San Pio che cominciano questo pomeriggio, per vederci di persona. In ogni caso, ci salutiamo, ecco, solo virtualmente. D'accordo, grazie a tutti e una preghiera a ognuno di noi. Grazie. Grazie, Grazie di grazie Fra cuore, Carlo. ringraziamo Fra Carlo Calloni, postulatore generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, perché ci ha introdotti in questa figura straordinaria di davvero di eroismo, come abbiamo avuto modo di ascoltare. Noi adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, pochi istanti di pausa e tra poco un altro ospite.